Bentornati ragazzi sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare con le dovute spiegazioni, perché scommetto che sarete abbastanza curiosi di sapere che cosa andremo a fare, ci tengo a ringraziare veramente di cuore tutti i miei amici che hanno contribuito a quello che state sentendo anche voi in questo momento, ossia a comprarmi per il mio compleanno un microfono esterno da sostituire a quello della macchina fotografica con cui registravo prima, appunto. La qualità audio dovrebbe essere di gran lunga superiore a quella dei video precedenti e fatemi sapere con un commento qua sotto che cosa ne pensate. Grazie di cuore raga, non me lo aspettavo e niente, avete contribuito a rendere i miei video ancora più belli, ecco, ancora più di qualità. Per chiudere questa piccola parentesi saluto Simbasnum perché me l'ha chiesto, ma cioè voi non fatevi troppe domande, è meglio così. Bene, ma ora vi do il benvenuto in particolare al primo episodio della Deck War. Sì, possiamo finalmente aprire questo format che avevo anticipato forse anche qua su YouTube, ma soprattutto su Instagram. Se non mi seguite vi lascio in sovrimpressione il mio nick. Per chi se lo stesse chiedendo, la Deck War è un'idea che mi è venuta ispirandomi a un canale estero in cui sostanzialmente mettiamo a confronto ogni 2 o 4 settimane, vedremo un po', Due mazzi che quindi si fronteggeranno sia sul versante del design sia sul versante della qualità, e poi alla fine del video vi darò quella che è la mia opinione personale, la mia preferenza, se c'è, perché non è detto che ci sia in ogni accoppiamento. Quindi ogni tot vi proporrò su Instagram le accoppiate diciamo più richieste, oppure vi proporrò anche qualche coppia io e sarete direttamente voi a votare e a decidere appunto quale sarà la coppia di mazzi che andrà a fronteggiarsi. Per esempio, questa settimana la coppia vincente su Instagram è stata questa. Li riconoscete sicuramente, qua giù abbiamo il Lemelier e qua giù abbiamo il Black Roses. Quindi io direi di non perdere tempo e di spostarci alla scrivania per vedere quale sarà il vincitore di questo confronto-scontro e di questo quindi primo episodio della Deck War. Eccoci qua ragazzi, finalmente alla scrivania per iniziare questo primo combattimento all'interno del capitolo della Deck War. Vediamo gli sfidanti: Lemelier dal lato sinistro, Black Roses Playing Cards sul lato destro. Ovviamente prima di iniziare ho preparato qua giù anche le altre versioni, per Lemelier la versione bianca, insomma argentata, molto bella anche questa, l'appoggiamo qua da parte. Le altre versioni del Black Roses sono la versione verde e la versione rossa. Per chi fosse interessato a uno qualsiasi di questi mazzi, ci dovrebbero essere ancora disponibili su Amerio Magic Store. Per esempio il Lemelier mi ricordo che costa sui 16€ se non sbaglio, in più con il codice sconto FTMagic19 avrete il 15% di sconto su tutto il carrello, su tutta la spesa, potete prendere quello che volete, quindi io vi consiglio di approfittarne se vi piacciono questi mazzi. Ma bando alle ciance, passiamo a una piccola panoramica prima del confronto vero e proprio per farvi capire un pochettino che cosa andremo a fare, che cosa andremo a guardare. Io ho intenzione in ogni episodio di analizzare, diciamo così, ogni mazzo singolarmente per poi andare a tirare le somme, a darvi il mio parere personale alla fine del video e dirvi quindi qual è il mio preferito, se effettivamente ce n'è uno. Quindi io direi di partire subito mettendo da parte il Black Roses e andando a vedere insieme il Lemelier. Per chi non lo conoscesse, il Lemelier è ispirato direttamente a un cortometraggio di Georges Lemelier, un famoso personaggio della storia del cinema. E questo cortometraggio è Le Voyage dans la Lune, molto molto famoso, se non l'avete visto vi consiglio caldamente di andarlo a vedere, perché appunto questo mazzo è un continuo riferimento, a partire dal dorso, a partire dalla scatoletta, a partire ovviamente dall'asso di picche e dai Joker. Quindi diciamo così è un mazzo celebrativo che rende omaggio a Lemelier e è sicuramente già interessante per questo. La scatola è molto semplice, abbiamo il nome del mazzo, l'edizione, questa è la versione Eclipse, quella rossa, che è la mia preferita, e poi sul retro abbiamo il design del mazzo. Design del mazzo che però andiamo a vedere direttamente sulle carte, tirando fuori il mazzo, e vediamo appunto che innanzitutto il bordino è molto molto fine nel mazzo, quindi anche quando facciamo ventagli piuttosto che stesure, dà sicuramente un effetto spettacolare. Adesso provo a avvicinarvelo un attimo
e vediamo di parlarne un pochino più nel dettaglio. Ok, eccoci qua, mi sono spostato dietro la fotocamera per assicurarmi che sia messo correttamente a fuoco. Vedete che il dorso è particolarissimo, abbiamo questa luna simmetrica, questo disegno simmetrico in cui abbiamo un razzo conficcato nell'occhio della luna, che è come se fosse personificata, come vedete, e poi tutta una serie di decorazioni a lato. Però la particolarità del dorso, che già così è bellissimo, è che è un dorso segnato, quindi io semplicemente guardando la carta sono in grado di dirvi di che carta si tratta. Per esempio in questo caso, aspettate, è l'asso dei quadri, però appunto vediamo un po' se riesco a dimostrarvi che è veramente segnato. Questo per esempio è il 7 di cuori, andiamo a girare ed è il 7 di cuori. Ovviamente il fatto che il mazzo sia segnato è sicuramente una marcia in più che potete sfruttare in alcune condizioni, per esempio quando avete a che fare con uno spettatore particolarmente esigente e pignolo. Io direi di spostarci alle facce. Le facce sono standard, però il font dei numeri, dei semi è leggermente diverso, anche il colore per esempio delle carte rosse è un po' più scuro e sinceramente a me piace un casino questo font. Le figure sono un pochino più piccole rispetto al normale. La personalizzazione maggiore la troviamo per esempio sull'asso di picche, come potete vedere, molto bello, minimal ma sicuramente d'impatto. Sui joker, anche in questo caso molto interessanti, ve ne faccio vedere uno perché tanto sono uguali, abbiamo appunto gli alieni che troviamo in una famosa scena del cortometraggio, e poi come carte gaffa abbiamo una carta doppio dorso e una carta bianca, come potete vedere, molto molto utili anche queste per i vostri giochi di prestigio. Ma andiamo a vedere uno degli aspetti più importanti, che è la qualità del mazzo, e che ve lo dico a fare, la qualità è stratosferica, o per meglio dire spaziale, visto che siamo in tema di viaggi nello spazio. È una qualità morbida, però non troppo, una qualità proprio della carta abbastanza liscia e sicuramente molto gradevole da utilizzare, adatta sia a lavoro da tavolo, sia a street magic se siete così pazzi da portarla a giro, sia da cardistry, come potete vedere anche per il design molto particolare del dorso. Facciamo qualche altro taglio, un po', voilà, ce l'abbiamo fatta. Proviamo la stock con una bella spring, ci sta. Proviamo anche una bella stesura, vedete com'è bello anche con il design, e è veramente un piacere usare questo mazzo perché ha una qualità che ricorda da vicino, sapete cosa? Ricorda da vicino l'Orbit, però non è esattamente la stessa qualità. Sicuramente è straconsigliato. Vediamo un po' come tiene una double lift. Direi che tiene alla grande, come potete vedere, e quindi straconsigliato per collezionismo, ma anche per utilizzarlo grazie alle sue features clamorose come il dorso segnato. Bene, ma dopo aver visto il Lemelier io passerei al diretto sfidante, che è il Black Roses. Come vedete, un mazzo dalla scatolina anch'essa molto minimal, con il logo della compagnia Black Roses, mentre sul retro vediamo il design del mazzo che verrà ripreso sul dorso delle carte, con due rose centrali, un cerchio appunto centrale, bordino bianco e tutta una serie di richiami e decorazioni floreali, che però cerco di farvi vedere meglio avvicinandomi con il mazzo. Eccoci qua nuovamente dietro a vedere da vicino il dorso di questo mazzo. Vedete com'è molto elegante dal mio punto di vista, è decorato, diciamo ricercato, ma non è pacchiano, diciamo così, non stona niente in pratica, semplicemente in bianco e nero, niente di più, non ci sono colori secondari, non c'è niente di che, però è proprio il concetto del mazzo con le due rose al centro che secondo me lo rende molto molto elegante e adatte soprattutto al lavoro da tavolo. Poi per il resto il dorso non è segnato come nel caso delle Lemelier, quindi appunto ci rispostiamo alla scrivania e andiamo a vedere le facce. Bene raga, le facce vedete anche voi, qua giù abbiamo il Joker, ne approfitto per farvelo vedere, con due rose nere, molto semplice. Qua giù abbiamo le figure sono personalizzate con le facce appunto dei familiari, degli amici più stretti del creatore. Qua giù abbiamo una prima carta gaff. L'asso di picche è molto minimal e interessante anche in questo caso la personalizzazione. Due di quadri, scusate il gioco di parole, e una carta doppio dorso come carte gaff che trovate nel mazzo. Quindi anche in questo caso è sicuramente un mazzo che offre molte possibilità. Però passiamo ora però alla qualità, e anche in questo caso siete una botte di ferro, cioè se
siete indecisi quali acquistare fra questi due mazzi, io vi dico che cadete in piedi in entrambi i casi, perché la qualità è fenomenale anche nel Black Roses. Proprio anche la stock della carta, che è buona ed è adatta sia per lavoro da tavolo che per cardistry, un po' meno rispetto alle melee per il cardistry, ecco, secondo me, perché tendono a essere un pochino più scivolose queste. La tenuta del mazzo devo dire che è ottima. Abbiamo anche in questo caso qualche taglio molto fancy, come dicono gli inglesi. Vediamo un po' e facciamo un ventaglio. I ventagli vengono molto molto bene. Proviamo un miscuglio all'americana volante. Vediamo un po'. Sicuramente un bel miscuglio, anche se mi è caduta una carta. E niente, direi che anche questo è un mazzo stra consigliato. Proviamo al volo un change. È venuto malissimo, però ho recuperato. Direi che anche in questo caso mazzo stra consigliato. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine del video e sono sicuro che siete curiosi di sapere quali sono le mie considerazioni finali e quale tra i due mazzi è il mio preferito. Beh, devo dire la verità, è una scelta dura, però non così dura come potrebbe essere, diciamo, in altri tipi di accoppiamento che vedremo se ci saranno sul canale. Da un lato abbiamo un mazzo stra elegante, dall'altro abbiamo un mazzo un po' meno elegante, però bellissimo, un mazzo celebrativo, un mazzo molto importante e soprattutto abbiamo però due mazzi con una qualità stratosferica, cioè non potete sbagliare né con l'uno né con l'altro, però alla fine io ho un preferito e il vincitore di questa sfida per me è, sarebbe un rullo di tamburi in questo caso, il Lemelier. Perché raga? Perché è un mazzo che ha un fascino tremendo, proprio un touch and feel a livello proprio di cartoncino, di stock della carta terrificante. Ed è un mazzo che io apprezzo tantissimo perché ha il dorso segnato. Il dorso segnato è veramente una cosa che mi ha conquistato letteralmente, perché è una marcia in più, una cartuccia in più che voi potete utilizzare quando siete in difficoltà, per esempio, contro gli spettatori più pignoli, come accennavo all'inizio. Raga, io ho terminato il video, spero di essere stato chiaro, spero che il primo episodio di questa deck war, di questa nuova serie, vi sia piaciuto. Se sì, fatemelo sapere con un commento e fatemi sapere quale fra questi due mazzi è il vostro preferito e perché. Vi chiedo inoltre un ulteriore sforzo per farmi sapere quali accoppiamenti vorreste vedere per i prossimi video. I più votati, ripeto, li porterò direttamente su Instagram in un sondaggio vero e proprio. Se il video vi è piaciuto ovviamente lasciate un like e condividetelo con tutte le persone che conoscete. In questo modo ci saranno anche più opinioni e ci sarà più interazione tra tutti noi. E niente raga, io vi rimando al prossimo video. Ciao!